ragazzi del vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Skyblock Plus. Allora, ho finito il mob spawner, ho dovuto chiudere perché generava veramente tanti mob, anche se un livello solo, e quindi creavano veramente problemi, cioè mi erano veramente problemi mentre cercavo di farmare altro. E direi di andare subitissimamente a posare le cose che ho farmato nel mentre. Ok, questo è dirt, una zucca che non ho ancora, sto aspettando che me ne cresce una. Qui cosa vuoi? 4 melon block, ok, ne avevo fatti 5. E come al solito, devo ancora fare quello delle blaze rod. Ok, e ok, perfetto, si è aperto e mi dà una name tag. Cosa ci faccio non lo so. Ok, 4 di peli che avevo già piazzato, pure in questo caso. Ok, 30 cactus li ho fatti. Le sugar canes le sto farmando. Ah, ok, sono 30, quindi già le dovrei avere. Ero convinto che ne dovessi portare 64 in uno stack, invece sono di meno. Stringhe, vediamo cosa mi dai. Una testa di ragno, ok, 64 di gunpowder, vediamo tu cosa mi dai. Testa di creeper, ok, 64 frecce che avevo preso, ok. Ok, queste sono quelle dell'instant health e queste dell'instant damage, che potrebbero essere utili, quelle magari contro il drago, quello del danno. Una bookshelf ancora devo fare, le zuppe ancora devo fare, una iron nugget che non ho, ingot, le foglie, e qui ok, qui sono finite. Da qualche parte dovrei avere delle carote da dover mettere. Ok, shulker box che non abbiamo ancora, splint che ancora non abbiamo. Un emerald block, quindi erano veramente tanti da per ottenerli. Devo capire come ottenerlo, tra l'altro, perché non ho i villager, quindi dovrei in teoria farmare le parecchio complicato a quanto pare dover farmare. Un Wither Scaled Skull, ce lo dovrei avere uno. Due coal block, blaze powder ancora non piazzato, stessa cosa del blaze rod. Ok, qua Nerwart Soul Sand. Ero convinto che da qualche parte dovessi piazzare le carote. A quanto pare no, quindi me ne tengo, diciamo, è cibo a sufficienza per un bel po'. Quindi direi di posare le cose che non ci servono, direi queste altre cose di qua. Ah, vero, posso. Ne ho 27.
ne mancano 3 in totale, quindi dovrei farcela in poco tempo, almeno questo è quello che spero. Ah, volevo mettere a prendermi la testa. Devo trovare il modo di fare le pozioni, assolutamente, perché altrimenti. Però penso che prossimamente, non appena farmerò le Blaze Rod e cose del genere, dovrei riuscire a ottenere. Cioè, forse mi dà le cose per fare le pozioni. Ora direi che posso tranquillamente andare a mettere le 30 Sugar Canes. Allora, qui non avrei un blocco e vedi che ho già piazzato. Ok, qui ci vanno le 30 Sugar Canes. Sempre se riesco a aprire la cosa. E mi dà un jukebox. Cosa ci faccio? Non ne ho idea. Allora, direi di tornare. Intanto questo lo piazzo tanto per tenere qualcosa di piazzato all'interno del game. Ok, invece per quanto riguarda l'esperienza, devo assolutamente puntare a quanto farne più possibile se voglio sperare di battere l'Ender Dragon, no? Quando andrò, anche perché non ho armatura, non ho niente. No, ok, ci sei caduto. Però l'Ether me la tengo molto tranquillamente. Un'altra cosa che potrei fare è questa, ovvero quella di cercare di farmare quanto più possibile il grano, se almeno non tanto per il cibo, che per quello dovrei essere abbastanza a posto, ma per quanto riguarda le mucche, così posso cominciare a farmarne un bel po'. E così quando le andrò a fare fuori, diciamo, posso, ne ho abbastanza. Poi fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi interessa, se secondo voi è una buona idea di fare una farma di mucche. Nel senso di quella semi-automatica, quindi io piazzo due mucche, gli do semplicemente da mangiare. E poi quando figliano e il figlio andrà sotto questa lava che e poi crescendo verranno uccise la lava. Non mi ricordo se la carne dovrebbe darla sicuramente cotta, però non mi ricordo se in quel caso si abbassava la percentuale di cibo che di pelle che davano, nel caso devo farmarle col classico e vecchio metodo. Anche se ora come ora ne devo farmare un'altra, perché altrimenti non posso fare la bookshelf. Altra cosa dovrò fare è farmare tanta farmare tanta legna. Ora tanto te li posso piazzare. Ok, altro figlio. Intanto a voi vi do
la pelle, c'era un altro po' di cibo, così crescete decisamente prima. Ok, infatti una è cresciuta già. No, volevo uccidere solo te. No, non salire, non salire. Ok, uccisa, mi ha dato la pelle, perfetto. E quindi ora devo solamente aspettare, ne devo fare, devo formare 9 su Arcanes, quindi ne ho 2, 4, 5. Quindi per quanto riguarda questo è veramente veramente tanto quello che dovrò aspettare. Allora, intanto direi che posso provare a formare dei funghi. Sì. E con il del bon mial, in teoria dovrei riuscire a farlo crescere. Immagino, appunto. Quindi in questo caso, allora ne devo formare 10. Così mentre si aspetta che arrivo a un numero non indifferente di sugarcane per i libri. Siamo già a 6, 8. Ok, ne manca solamente uno, anzi due, nel caso ne devo formare altre. Ok, per quanto riguarda queste marroni sto a posto, ne ho formate veramente veramente tante, quindi 16, 18. Ok, e quindi direi che anche il turno di questa qui rosso di fungo che è cresciuto veramente troppo. Ok, devo trovare il modo per salire. Uso tranquillamente la sabbia. Ok, con questi dovrei stare, non dico a posto, ma quasi. Ok, e sto a 5 funghi rosse. Ricordo che l'obiettivo è sempre 10, anzi 11 almeno, perché, ripeto, non si sa mai che possono servire. Ok, sto a 6 raccolti, ma comunque a terra ce ne stanno altre. Ok, anche in questo caso ho superato di gran lunga i 10. Ora non ricordo, no, solo con questi due dubito di riuscire a farmare un bel po' di legno. Ora qui dovrei avere appunto il necessario e qui i pezzi di cobblestone. Devo assolutamente formare, perché se finisco il piccone senza aver formato un po' di cobblestone sto veramente senza legna. Ora vediamo se 4 log bastano. Ok, sì. Ah, quindi come li metto? Ce li ho di zuppe. No, non ho abbastanza oro per fare anche la mela d'oro. Però ho raccolto una mela. Ora, la missione delle zuppe dovrebbe stare verso la fine. Quindi vediamo in dove la trovo.
Dove ci sta? Ok, nuggets, tu no, ingot no, oak leaves no. No, dove stai? Eccola qua, quella delle zuppe. E quindi io le piazzo tutte. Vediamo cosa mi dà. Dei funghi. Ok, allora direi che per questo video è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto, se così è stato vi raccomando di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale, di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi.